La grande storia del Teatro Mancinelli di Orvieto è legata alla mia piccola storia, nel senso che io ho scoperto il teatro proprio qui, quando facevo le scuole medie e venivo a vedere gli spettacoli, per cui i primi ricordi che ho del teatro è proprio di questo edificio, di questa struttura, di questa architettura, di questi colori, e sul palcoscenico ho ricordo di Rossella Falca, di Valentina Cortese che facevano una Maria Stuarda, mi ricordo Gabriele Lavia in un'edizione dei Masnadieri e mi colpì. E proprio da questa platea o da quei palchetti io pensavo, beh, un giorno magari sì, io voglio fare quello, voglio. E così è stato. E poi mi ricordo che mio fratello faceva parte di una compagnia amatoriale e fecero uno spettacolo che si chiamava Il Drago di Schwarz, l'autore, e serviva un bambino, un ragazzino, e per cui salì su questo palcoscenico per la prima volta proprio con questa compagnia, con questo spettacolo, e capii che l'emozione che provavo lì sopra non la provavo fra i libri, fra i banchi di scuola, sui libri, non la provavo altrove. E poi mi è andata bene, nel senso che vivo della mia passione, vivo di quell'idea che avevo avuto quelle sere stando nel Teatro Mancinelli. Teatro Mancinelli, mi viene in mente anche il romanzo d'esordio di Anna Marchesini, che cita proprio questo teatro e racconta il suo incontro con il teatro, col buio della sala, con l'attesa, con l'attore, col respiro. E Anna Marchesini è un'altra orvietana, appunto, che poi di teatro ne ha fatto e continua a farlo. E per cui penso che proprio il Teatro Mancinelli è il luogo del cuore, per quanto mi riguarda, è il luogo dell'emozione. Poi negli anni mi è capitato di venire, di collaborare, di recitarci. Negli anni poi io mi sono dedicato al teatro anche come raccontatore, fra virgolette. Per 10 anni ho fatto un programma a Rai 3 che si chiamava Prima, dove incontravo gli attori, e ogni volta che poi mi è capitato di rincontrare Lavia, Albertazzi, la Melato, la Cortese, Dario Fo, tutti avevano un bel ricordo di questo teatro specifico, proprio del nostro teatro, che poi purtroppo è stato chiuso molti molti anni, e quando si chiude un teatro si chiude un momento importante per la vita culturale di una città, e sono felice che sia tornato a vivere il Teatro Mancinelli.